Una sosta salata solo per far cassa, per dividersi gli utili e senza dar vantaggio in cambio ai cittadini. Un aumento del costo del grattino motivato da un presupposto inesistente. Carlo Salvemini ci va giù pesante, chiede al sindaco Perrone di annullare la delibera con la quale è stata disposta l'impennata del grattino a partire dallo scorso 1° giugno. Il punto di partenza è il grave nocumento economico che il socio privato di SGM, al 49% posseduta dai GECO e Fratelli Bertani S.P.A., avrebbe rischiato di subire se il comune, che è socio al 51%, non avesse adeguato al rialzo, in base agli indici ISTAT, la tariffa oraria per le strisce blu in città. Quel presunto danno, derivante da inadempienza contrattuale, avrebbe potuto portare eventuali richieste risarcitorie a carico di Palazzo Carafa. Da lì la necessità dell'aumento del grattino, che, per Salvemini, porta beneficio concreto soltanto per le tasche della società. Guardando più da vicino i bilanci della SGM, d'altronde, la sola gestione della sosta tariffaria copre già il 76% dei ricavi complessivi, con cifre che sono lievitate dai 2.400.000 euro del 2002 e 4.350.000 euro nel 2011. Ciò che pare certo, però, è anche altro. Nel 2002 il socio privato ha versato una quota capitale di appena 253.000 euro. Nel 2012, un decennio dopo, quando sono stati distribuiti gli utili tra i soci con il riparto delle riserve straordinarie, ha incassato in cambio 1.500.000 di euro, così come il comune. Un tasso di rendimento dunque del 21%. Molto meglio che se i GECO e Bertani avessero investito quei soldi in borsa o in titoli di Stato, visto che in quel caso avrebbero intascato non più di 400.000 euro. Vantaggio l'aumento delle tariffe per la SGM e per il socio privato che di fatto l'ha sollecitata e ha fatto adottare dall'amministrazione comunale, evidenziando un presunto danno economico subito dalla stessa per il mancato adeguamento dei grattini negli anni precedenti. E questo è il motivo per cui per Salvemini il business della sosta tariffata è stato la migliore delle scelte finanziarie possibili, ma il danno economico rimarrebbe a carico dei cittadini, specie in questo periodo di difficoltà. È il motivo alla base della richiesta di revoca della delibera contenuta nella mozione depositata in consiglio.